Professor Vattimo, questo quinquennio cos'è stato? Ma devo dire che questa legislatura qui mi è sembrata a me meno entusiasmante, perché allora c'è un elemento personale, siccome la prima volta che ero stato deputato per me è tutto nuovo, eccetera, eccetera, va bene. Però secondo me non c'è solo un elemento personale, ma c'è il, diciamo, soprattutto il Parlamento, ma tutte le istituzioni europee hanno subito un periodo di assestamento, fondamentalmente. Per esempio la Costituzione non è stata approvata, qualcuno sostiene addirittura che siamo illegittimi perché non abbiamo una Costituzione approvata formalmente da tutti i paesi, andiamo avanti con dei trattati multilaterali, bilaterali, eccetera. Quindi lo prenderei come un periodo di assestamento dell'Europa, che però è stata un periodo che è stato turbato poi dalla crisi economica degli ultimi 2 o 3 anni, cioè effettivamente oggi il problema dell'assestamento dell'Europa nella mente dei cittadini è anche il problema del se durerà l'Europa nella mente dei cittadini, perché in alcuni dei paesi, soprattutto dell'Europa meridionale, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, l'Europa è diventata sinonimo di sacrifici. Io sono convinto che l'Europa si salverà come istituzione soltanto se recupera una certa positività nella visione dei cittadini attraverso un allentamento delle regole dell'austerità, perché diciamocelo francamente, quindi il bilancio è da un lato, come dire, è diventato sempre più inverosimile che l'Europa non ci sia, e questo è un bene o un male, ma comunque è. Poi secondo, abbiamo capito che se non cambiamo certe forme istituzionali nell'Europa, probabilmente questa roba non si disfa, perché è difficilissimo da un giorno all'altro, e adesso non c'è più l'Unione Europea. È stata congegnata in modo che non si può tornare indietro, ecco, sembra una salita su qualche parete nord delle Alpi, a un certo punto o si va in cima o si muore. Però diciamo c'è una situazione anche istituzionalmente interessante, ecco perché io vorrei essere rieletto, ma temo che non succederà, ma comunque questo è un altro discorso. Ho una certa curiosità di vedere come va avanti questo grosso elefante che è l'Europa adesso. Sono diventato vicepresidente di Eurolat, che è un'associazione di parlamentari latinoamericani ed europei, su base paritaria siamo 150, 75-75, e lì effettivamente ho avuto modo di sviluppare la conoscenza della Colombia. Poi io sono legato all'America Latina anche da altri, sono vicepresidente di un'accademia internazionale della latinità che ha sede in Brasile. Quindi insomma, tutte queste cose qui mi hanno caratterizzato, diciamo, il mio impegno in questo periodo, in questa legislatura, che anche lì l'Eurolat è sempre Parmalat, ma non è questo. Eurolat non fa la stessa fine, soprattutto. Sì, speriamo, però non ha questo enorme potere. È un'assemblea consultiva, ma molto interessante, perché moltissime questioni, per esempio, che riguardano i rapporti tra l'Europa e gli Stati latinoamericani, passano attraverso la discussione del Parlamento, ma noi funzioniamo come una commissione istruttoria in questo caso. Per esempio, certi trattati di libero commercio con stati latinoamericani possono essere condizionati da un miglior rispetto dei diritti umani in quegli stati. La Colombia era un caso in cui noi lavoravamo per ottenere che, per esempio, non succedesse più come è successo alcuni anni fa, che ammazzavano un sindacalista ogni giorno, eccetera, eccetera, cose così. E poi, da ultimo, mi sono occupato di una questione molto locale ma molto universale, che è il TAV, invece, il treno ad alta velocità, perché io sono fieramente avversario di questa cosa. Capisco la legittimità di certe posizioni diverse dalle mie, ma sostanzialmente mi sono impegnato perché in Europa si ripensasse a questa cosa, si riesaminassero le condizioni. Sono passati 20 anni dalla prima volta, io stesso credo che avevo votato per il TAV 20 anni fa. Però lei pensa che serve un ripensamento? Serve un ripensamento, perché deve ridimensionarsi sulla base delle cose attuali, del fatto che il commercio internazionale tra Italia e Francia non passa più tanto per quelle vie lì, che sono sufficienti, insomma.
delle cose così. Quindi, il rischio di avere un'opera molto pesante sul piano ambientale, ma inutile sul ambientale piano e finanziario, oltretutto, perché secondo me questa cosa non si pagherà mai da sé. Non solo, ma il piano dentro cui stava la Torino-Lione era da Lisbona a Kiev. Qualcuno ha mai più sentito parlare delle altre tratte, solo noi? Allora lì c'è qualcosa che non mi piace. Non dico che sia tutta una questione di corruttela, però certamente degli interessi, interessa più a chi la costruisce che a chi dovrebbe usarla questa linea, questo è il guai. Seguendo le attività del Parlamento europeo da qualche anno, posso dire che l'attività del professor Vattimo è fra quelle sicuramente... È decente, perlomeno. Ecco, quantomeno, fermiamoci qui. Però professore, io voglio chiedere, siccome c'è una vicenda che sta appassionando anche gli europarlamentari italiani, che è quella nell'ambito della trattativa commerciale fra l'Europa e gli Stati Uniti, che è turbata anche da vicende sulle quali lei ha preso posizioni piuttosto dure, come lo spionaggio da parte della National Security Agency, ma c'è anche una questione che è la questione della cosiddetta eccezione culturale, cioè alcuni europarlamentari chiedono che da questa trattativa sia escluso l'audiovisivo. Perché? Beh, perché effettivamente se si considerano, non so se sono notizie aggiornatissime, però io almeno qualche anno fa sapevo che nel bilancio delle esportazioni degli Stati Uniti la prima o la seconda voce erano i prodotti audiovisivi, la cultura, libri, riviste, il che vuol dire che, perché effettivamente noi siamo per tante ragioni, non solo dell'imperialismo americano, ma nel senso che oggettivamente siamo un'appendice. Io vado in giro per il mondo, per esempio sono vicepresidente di questa Accademia della Latinità, ma quando ci incontriamo di qua e di là per il mondo parliamo inglese, che è veramente un po' paradossale. Quindi, come dire, c'è effettivamente un dato di un globalizzazione culturale a cui sarebbe bene non cedere totalmente per tante ragioni, nel senso che sa che ogni giorno al mondo spariscono tot lingue, per esempio, cioè non c'è più nessuno che le parla, muoiono tutti. Ora io capisco che non si può tenere in vita delle culture solo come oggetti archeologici, però si può anche tentare di far sì che la molteplicità delle voci, insomma che la Babele in cui siamo, che è produttiva, si mantenga. Non possiamo pensare di ritornare a prima della costruzione della Torre di Babele, cioè parliamo tutti una stessa lingua, diciamo più o meno tutte le stesse cose. Si noti poi, io guardo sempre, vedo sempre questi fatti, per esempio in giro per il mondo tutti i vescovi parlano un po' di italiano perché hanno studiato a Roma e tutti i militari parlano inglese. Insomma, bisognerebbe cercare di mantenere le ricchezze che abbiamo nelle diverse culture. Senta professore, un'ultima domanda, io non voglio parlare con lei di filosofia perché naturalmente lei ha studiato ad Heidelberg, credo che si possa dire che l'Ottocento e il Novecento sono stati secoli hegeliani, no? Sì, certo. La sua elaborazione concettuale, il pensiero debole, cioè l'idea che in qualche modo l'errore debba essere una cosa da assumere come misura dell'azione umana, secondo lei ha fatto dei progressi? Perché anche un po' il pensiero della tolleranza, del rispetto. Sì, questo io mi sento molto in sintonia con un'epoca dove per esempio la democrazia è un valore e la filosofia che coltivo, sebbene sì, fondamentalmente ha ragione lei, c'è una specie di aria hegeliana nella faccenda perché, diciamo, come ha spiegato un mio collega americano purtroppo morto da poco, da qualche anno, Richard Rorty, nella filosofia moderna ci sono come due grandi filoni, uno hegeliano e uno kantiano. Quello kantiano è più immobile su delle strutture universali che si pensano eterne. Quello hegeliano è quello più storicista, quello che tutta la nostra tradizione italiana, tra l'altro, è più storicistica che kantiana. E io sono da questo lato. Ora, che cosa è capitato nella filosofia attuale? Che cosa conta, secondo me, nella filosofia attuale? L'idea della... non dico del relativismo, ma certo della relatività delle proposizioni a delle situazioni storico-culturali. La tecnologia è
una cosa tendenzialmente astorica, cioè ci sono delle cose che funzionano così. Quando uno ci dice le leggi economiche, ma guardi che nel sud oppure nel nord, no, le leggi sono queste. Tutto il funzionamento tecnologico del mondo contemporaneo suppone delle posizioni dogmatiche, cioè questo è vero e questo non è vero. E noi europei e italiani a questo crediamo meno, e direi che è utile che ci siano delle voci come le nostre nella filosofia contemporanea che ci liberano un po' dal dominio del diventare come delle macchine. Se ricordate Chaplin in Tempi Moderni, tutte queste cose qui, insomma, a me sembrano importanti. Ringraziamo Gianni Vattimo, insigne filosofo italiano, grande ufficiale della Repubblica Italiana e quant'altri titoli possa vantare, per quel che riguarda la nostra osservazione, europarlamentare eletto nelle liste dell'Italia dei Valori del gruppo dell'ALDE. Grazie a lui per questa intervista che ci ha concesso, grazie soprattutto a voi per averla seguita. Arrivederci su Parleuropa. Grazie.